Chi è? La signora Higgins sull'albergo mi ha parlato di lei. Mi ha detto che potevo venirla a trovare. Signora Higgins è una puttana. Mi ha sentito? Sì, l'ho sentita. È che non ho nessuna opinione a riguardo. Posso entrare? Spinga, è aperto. Mi scusi, non sapevo che dormisse. Non dormo, sto a letto. Ogni 4 mesi sto a letto 5 giorni, mi serve a rimettere a posto gli organi interni. La posizione in orizzontale li rimetti in equilibrio. Sto a letto e mangio passato di fave. Mi alzo solo per pisciare, ma di rado, e per scaldare il passato di fave. Notevole. Dovrebbe provare. Non è un tantino noioso? La noia fa parte della cura. Giusto. Le dispiace se prendo una sedia? Faccia. È la signora Higgins che mi ha parlato di lei. Bellissima donna, l'avrà notato. Splendida, sì. Non ha marito, non ha figli, non quadra. Allora uno si chiede con chi va a letto e perché. Lei se l'è chiesto? No. Due clienti! Una puttana. Ma non mi fraintenda, mica si fa pagare. Lo fa solo per passione, non gira un dollaro, solo per passione. Giusto. Donna ammirabile. Lei alloggia all'hotel? Ci ho alloggiato per 3 settimane. Successo niente? In che senso? Con la signora Higgins? No, niente. È piuttosto selettiva. Immagino. Predilige gli avvocati, lei è avvocato? Io? Io faccio il meteorologo. Sarebbe? Dispongo di un metodo tutto mio per prevedere il tempo. L'ho brevettato, uso la statistica, lei sa cosa è? Faccia un esempio. Bene, prendiamo Chicago e prendiamo un giorno a caso dell'anno, che so, il giorno di Natale. Bene, io potrei dirle che tempo ha fatto a Chicago il giorno di Natale negli ultimi 77 anni. E a chi cazzo gliene frega che tempo ha fatto a Chicago 40 anni fa il giorno di Natale? A me. Seriamente. Vede, se so che tempo ha fatto, posso prevedere anche che tempo farà. Se negli ultimi 77 anni il giorno di Natale la gente di Chicago si è svegliata sotto la neve per 52 volte, io so che ci sono 4 probabilità su 5,7 che il prossimo Natale si sveglieranno nello stesso identico modo. Ma ci campa questa roba? Comincio a girare bene. Pensa che potrei anche prevedere quanti centimetri di neve avranno sul violetto. Se lei vendesse pale di neve a Chicago, sarebbe interessato a vedere le mie statistiche. Io non venderei mai pale da neve a Chicago. Era un esempio. D'estate dovrei trovarmi un altro lavoro. Probabilmente. Io so sempre che tempo farà domani. Come fa a saperlo? Guardi i colori del fiume. Gliel'hanno detto che lavoro faccio? Sì, mi hanno detto che lei. La chiamano il pescatore. Ma non pesca pesci, pesca, come potrei dire, corpi. Guardi i colori del fiume, guarda quanto è alto, come si muove, quanto è veloce, come muove il culo. Lui sa sempre che tempo farà e me lo dice. Sbaglia spesso? Raramente. È per questo che è venuto da me? No, non sapevo di questa sua cosa dei colori. E allora? Vede, effettivamente non ci sono così tanti venditori di pale da neve a Chicago. E così ho pensato di venire verso certe mete più turistiche. Mi segue? Vado avanti. Ho pensato alle cascate. Vengono da tutte le parti per vedere questo spettacolo. Ho deciso di venire a vedere. E ora resterò. Devo stirare le mie tabelle. Tabelle? Che tempo ha fatto negli ultimi 77 anni ogni giorno che Dio ha dato in terra qui alle cascate? E come fa? Leggo vecchi giornali, guardo gli archivi, ma non si trova molto e allora parlo con la gente. La gente? Figurarsi se la gente si ricorda che tempo ha fatto 40 anni fa. È quello che pensano tutti, ma non è vero, la gente si ricorda. Palle. Quando è l'ultima volta che ha pescato un uomo là sotto? 3 marzo scorso. Un pezzo grosso, un banchiere di New York. Ha alloggiato per 3 notti al Great Falls, poi quando la macchina già lo aspettava per andarsene, lui ha ordinato una coppa di champagne e ha detto che andava a dare un'ultima occhiata, così si è avviato da solo verso il ponte. Ah, si è scolato la sua coppa di champagne e poi si è buttato di sotto. Sa cosa ha fatto? L'ultima cosa che ha fatto prima di buttarsi giù? Dica lei. Si è tolto i guanti
lentamente, li appoggiati sopra il parapetto. La cosa strana è che aveva in testa un cappello, un bel cappello da banchiere. Beh, quello mica se l'è tolto, si è buttato giù col suo bel cappello. La gente è strana. Dove l'ha ripescato? All'ansa dei pioppi giù alle rapide. È stato un casino recuperarlo perché il corpo se n'è andato a impigliare sotto un groviglio di roba e ho dovuto, distante da riva, ho dovuto prendere la barca per recuperarlo. Poi pioveva, tirava vento, l'acqua ti entrava da tutti i lati, una rottura di coglioni, guardi. Visto? Che cosa? 3 marzo 1901, vento e pioggia. Non le dispiace se prende una nota, vero? Che cazzo fa? Era mattina, pomeriggio o sera, se lo ricorda? Pomeriggio. Pomeriggio. Ed è, la gente sa che tempo ha fatto. Ma che discorso, io ho pescato un corpo morto dal fiume. Sì, ma lei negli ultimi 24 anni ha pescato 217 corpi dal fiume. Sono sicuro che lavorando un po' insieme potrebbe essermi di enorme utilità. Sì, sì, d'accordo, d'accordo, io pesco corpi dal fiume. Ma la gente non pesca corpi dal fiume, non si può ricordare. Ma un giorno hanno visto morire il padre. O sono saliti per la prima volta sul treno. Hanno vinto una gara, hanno perso un sacco di soldi. Sono entrati nella casa nuova, sono usciti dall'ospedale. Sono giorni speciali. Si ricorda la prima volta che ha visto il suo nome scritto sul giornale? Certo. C'è ancora l'articolo, appeso là. Hanno anche sbagliato il nome quei bastardi. L'aveva comprato e gliel'avevano fatto vedere. Sembro tipo da comprare i giornali io. No, me lo portò Horace, venne lui. Urlava, lo sventolava per aria, venne lui, sì. Venne verso il fiume sventolando il giornale. In che tipo di luce? Molta luce, sì, era una bella mattina, molto calda. Visto? Cazzo. Non mi dispiace se prendo la nota, no? Ma ci ha provato con la signora Higgins? Provato in quale accezione del termine? Se no, dire? No, no, in quel senso là, voglio dire col tempo, quella roba lì. No, la signora mi include una certa soggezione. Ah, per via di quanto è bella. Sì, è plausibile. Quindi non gli ha chiesto niente? Non ho mai trovato le parole giuste per entrare nell'argomento. Peccato. Sì, è senz'altro una situazione che merita un certo disappunto. Ma lei è sempre così? Così come? Liscio. Non alza mai la voce, non dà di matto, è sempre così tranquillo, sì? Piuttosto. Piuttosto. Mi accade saltuariamente di perdere il controllo, ma soltanto in alcune, poche e molto circoscritte situazioni. Ah. Come è messo col passato di fave? Prego? Le piace, le fa schifo, cosa? Lo rispetto. Ecco, bravo. Allora, le dispiace alzarsi e andarne a scaldare un po', così io sto disteso e continuo la cura. D'accordo. Trova tutto sul fuoco, prende il cucchiaio di legno e continua a mescolare. D'accordo. Lentamente. È la signora Higgins che mi ha parlato di lei. Sì? E cosa le ha detto? Che nessuno conosce il fiume come lei, è vero? Certo. E che pesca tutti morti. Come fa? C'ho la mappa in testa, la mappa del fiume. Me la son costruita a forza di provare, da quando ho 5 anni non faccio altro che quello. Tutto ciò che trovavo lo buttavo nel fiume e poi stavo a vedere la strada che faceva. A volte in barca a farmi trasportare. Se adesso lei prende un tronco d'albero o un banchiere, quello che vuole, me lo butta in acqua. Io sono capace di fargli fare 3 miglia tra le rapide, vederlo cader giù dalla cascata, vederlo finir di sotto e poi me lo ripiglio al volo dopo tutto quel bel viaggetto dove so io. Considerando che questa è la capitale mondiale dei suicidi, promette di essere un lavoro redditizio. Ah, mica mi faccio pagare, non chiedo un dollaro, per campare faccio altro. Davvero? Certo, ho un chiosco giù alle cascate, souvenir, roba del genere, quando voglia lo apro e qualche volta porto in giro la gente in barca. Sembra rilassante. Lo è. Deve girare più lentamente. Sto girando lentamente. Sì, ma non abbastanza. Lei mi ha detto lentamente, io sto girando lentamente.
No, abbastanza lentamente. E allora mi doveva dire molto lentamente. Io dovevo dirle. Vede, le parole sono piccole macchine, molto esatte. Se uno non li sa utilizzare, tanto vale che si rassegna a rimanere quello che è. C'è un rozzo animale che a malapena indica con il dito le cose cercando qualche fonema che le significhi. Senza incazzarsi poi però se la gente lo prenderà a calci come un cane randagio, perché è questo che si merita se nemmeno sa mettere in fila quattro parole tipo girare molto lentamente il cucchiaio di legno. Se non giri lei allora metti in posizione verticale quel lezzotto interiore che si ritrova e che tanto sono irrimediabilmente compromesso dal fatto di stare qui nel posto più schifosamente umido del... Faccia questi quattro fottuti metri e si gira solo il tuo contante passato di fare che solo l'odore fa vomitare! Dio Madonna! Scusi, ho avuto un padre molto severo. Fantastico! Non sopporto essere rimproverato. Lei non stava recitando, vero? Cioè, non l'ha fatto per me. Incredibile. Col tempo ci si abitua. Ha smesso di girare. Oh, mi scusi. Sto scherzando. Fa niente. Che tipo? Lei mi piace. Fama! Non ci siamo nemmeno presentati. Smith. Wesson, piacere. Oh. Boia. Ma Wesson come quello lì? Smith! Smith! Occhio Smith! Occhio Smith! Alla vedo! Torna a girare, non vorrei che si attaccasse. Sì, ecco. Magari, ecco, non lo diciamo in giro, eh. Una soluzione potrebbe essere quella di chiamarsi per nome. Ottimo. Piacere. Tom. Jerry, il piacere è tutto mio. Sotto, eh? Cosa? Da cagarsi sotto! Sotto cosa? Vabbè! Ah, là sotto! No, si sborga! Quanti metri saranno? 50! Metri, dico! 50 metri! Sì, metri! 50, cazzo! Perché, pazzo? Oh, santo Dio! Secondo me sono 50! Sì, ecco! Andiamo via da qua, c'è troppo casino! Il cognac! Tende a salire un po' la testa! Che cosa? Dico, il cognac! Me l'ho portato il cognac! Non è stata una buona idea quella di berlo prima di venire qui! No, si tenga! Non cado! Non ho voglia di venirlo a ripescare, lei si tenga! Le dico che non cado, mi sto tenendo! E lei quello lo chiama tenersi? Questo lo chiamo come cazzo mi pare! Non è che perché lei è nato su questo fiume del cazzo tutti gli altri siamo dei coglioni, io ne sei... Tutto bene? Ho all'improvviso una certa voglia di vomitare. La tengo io, non si muova, andiamo. Un'intensa voglia di... Si tenga a me. Non ho mai sofferto di vertigini, lo giuro. Certo che l'ha proprio modificato qualcosa nel cervello, eh. Cosa? No, dico, sto padre doveva essere veramente severo. Cosa fa? Ho vomitato. Lei ha vomitato nelle cascate del Niagara. Lo considero un privilegio. No, cazzo, bisogna andare a festeggiare. 3 marzo 1902, il giorno in cui Tom Smith, uomo semplice se c'è sì. Uno al mondo, si è chinato sul grembo della natura solenne e selvaggia tra le sue braccia. Andiamo! È ora di andare a casa, che bello! È il passato di fame! L'ha mangiato 5 giorni fa! Il passato di fame più il cognac! Sì, andiamo che è ora!
Praticamente si è fondato sul letto di passato di Favero innescando il processo. Sì, ecco, andiamo. Ma come è risvegliato, capisce? Sì. Sonnolento, il passato di Favero stava acquattato nei dintorni del duodeno. Sì. Quando improvvisamente il cognac si è fondato a ridestare del vigore. Zitto! Va bene. Non più una parola. D'accordo. Se deve rispondere muova solo la testa. Piano, piano che vuoi. No, ma adesso sto meglio. E allora? Perché lo fanno? Buttarsi? Sì. E che ne so? La gente si ammazza, succede. Sì, ma perché da lì? Ah, quello. Ma è spettacolare, ecco. Cioè? Piuttosto di spararsi da soli, chiusi in una stanza, è come un gran teatro. È come se la gente volesse mettere in scena l'ultima grande recita, gran finale, mi segue? Sì. Molti anni fa, all'inizio di tutto questo baraccone, venne uno che aveva fatto, da Filadelfia, uno che aveva fatto i soldi col circo. Beh, guardò le cascate e disse, beh, ma non succede niente. Allora, il 4 e 4, 8, mise su uno spettacolo. Quelle per lui non erano cascate, era un grande palcoscenico. Cioè, lui mi esultato là sopra. Ho detto che faceva il circo. Ma ci sente? Benissimo. Beh, comprò un barcone, un vecchio barcone che andava in pezzi. Michigan si chiamava. Beh, lo comprò e disse che un certo giorno, una certa ora, l'avrebbe fatto cadere giù dalle cascate. E si mise a vendere i biglietti. Lei c'era? No. Però so come è andata a finire. Non ho finito. Siccome era un genio, sa cosa ci mise sopra? Animali. Animali? Vivi. Una capra, un maiale, due tacchini, una bufala e un orso, vero? Non ci credo. I biglietti andarono a ruba, tutti seduti sopra la Great Tower a godersi lo spettacolo. Lei c'era? No, ma mio padre sì, è per quello che so come è andata a finire. Devo pagare per sapere com'è andata a finire? Mollò il Michigan al centro della corrente. Tutti gli animali cominciarono a urlare a squarciagola e... Si dice urlare? Dipende. La capra iniziò a belare, ad esempio. No, tutti gli animali, tutti insieme. Cos'è, strillarono? No, lo escludo. Mugghiarono? La bufala, forse. Vabbè, allora lo dica lei, cazzo, visto che sa tutto. Alzarono un lamento agghiacciante che sembrava provenire dalla natura selvaggia e ancestrale. Vabbè. Gli animali cominciarono a urlare a squarciagola come se li stessero sgozzando, finché il Michigan cominciò a sbandare e prese in pieno uno scoglio affiorante. Chi diavolo è? Mi chiamo Rachel Green, sono un'amica della signora Higgins. La signora Higgins è una puttana! Mi ha sentito? Ma non dica bestialità e mi faccia entrare. Spinga, è aperto. Cos'è, odio al mondo per seppellirsi in un posto simile? Prego. Rachel Green, piacere, inviata del San Fernando Chronicle. Lei è Jerry Weston, detto il pescatore? Io? No. Allora lei è Smith e lei è Wesson. Rachel Green, piacere, inviata del San Fernando Chronicle, permette? Veramente da queste parti siamo generalmente propensi a odiare i giornalisti. Sì, è tutto molto originale, complimenti, ma niente da mettere sotto i denti? C'è del vecchio passato di fave. Cognac. Prenderò il cognac. Ottima scelta. Signor Wesson, le dispiace? Sì.
Ci si spacca le reni, eh? Da queste parti. Non fraintenda. È capitato in un raro momento di rilassamento conseguente a una situazione a suo modo traumatizzante. Non credo di aver capito. È venuto a rompere i coglioni all'ora della pennica. Mi scuso. Scusata, ma sarebbe così gentile da spiegarci chi è lei e che cosa ci fa qui? Volete la versione corta o quella lunga? Corta. D'accordo. Sono una giornalista, ho $3.18 in tasca e se non trovo una notizia in questo cesso di posto dove non succede niente entro 24 ore, domani finirò a fare le pulizie per la signora Higgins. A ben vedere potrebbe non essere inutile anche ascoltare la versione lunga. Bene. Mi chiamo Rachel Green e ho 23 anni. 2 anni fa sono scappata di casa da mio padre per motivi che sono miei e non ho intenzione di raccontare. Avevo un sogno. Scrivere. Sapete, io scrivo meravigliosamente bene. E così ho pensato di provare con il giornalismo, perché è da lì che si comincia. Da 2 anni lavoro per il San Fernando Chronicle, ma la cosa più interessante che ho fatto è quella di compilare le tabelle delle maree. Sì, perché vedete, se sei una donna e hai 23 anni, quello che ti riserva il giornalismo americano è portare sandwich in redazione e la sera tardi fare pompini al capo. Uno schifo. Ma io sono stata buona, non ho detto niente, fino a 9 giorni fa. Ah, non ce l'ho fatta più. Ho iniziato a urlare come una matta in mezzo alla redazione e ho detto tutto, soprattutto che sono dei porci. Il mio capo? Ha fatto una piega, ha preso un foglio, si è alzato, è venuto da me e mi ha detto: vuoi fare la giornalista? Beh, allora fallo. Mi ha allungato il foglio. Ti do 10 giorni di tempo per trovare una notizia alla prima pagina, ha detto. E questo è il foglio. Le cascate del Niagara, il paradiso della luna di miele? Esatto. Così ho comprato il biglietto, sono venuta qui, ho indagato. E sapete cosa ho scoperto? Che la gente viene qui in luna di miele e nessuno sa perché. Fine della storia. Effettivamente anche io mi ero sempre chiesto perché. Non ho nemmeno i soldi per tornare a casa. Beh, guardi che a fare le pulizie dalla signora Higgins si guadagna abbastanza bene. Lo capisce che avevo altri progetti? Certamente. Ecco. Quello che resta da capire è come mai, avendo a disposizione un tempo così drammaticamente limitato, abbia pensato di occuparlo venendo a trovare 2 che, glielo assicuro, non sono qui in luna di miele. Questo come parla? Bene, parla bene. Mettiamola così. Se dai. Vuole le traduco. No, ho capito. Vuole sapere perché sono qui. È una buona domanda. Beh, sono qui perché non voglio tornare da mio padre e non voglio darla vinta a quei porci. Ma sono qui soprattutto perché non voglio rinunciare ai miei sogni. Perché se mi arrendo adesso, mi arrenderò per sempre. Quindi? Ho un piano. E voi due mi aiuterete. Noi due? Non ci sono notizie di questo spettacolare buco di culo? Beh, la notizia la farò io. Ecco. Sarebbe. Faremo accadere qui qualcosa che non è mai accaduto prima. Faremo? Sì, voi due e io. E qualcosa tipo cosa? No, fermo. Noi siamo entrambi molto occupati. A scaldare il letto. Come l'ho capito? Non l'ho capito. Sono una giornalista. Ho indagato. So tutto di voi. Tutto cosa? Volete veramente saperlo? Dipende. No, che dipende, certo che vogliamo sapere. Signor Smith, le dispiace se inizio da lei? Se proprio insiste. Vediamo. Lei è un inventore piuttosto geniale, ma alquanto sfortunato. Sta di fatto che è ricercato in 4 stati dell'Unione per debiti. Sembra che i suoi investitori non abbiano, come dire, gradito il suo modo di affrontare gli affari. Ma che cavolo! Niente, poi le spiego. Nello Iowa, invece, è ricercato per truffa. Ma questa è un'altra storia. Sbaglio, ma lei ha esercitato la professione di mago. Una passione passeggera. Faceva sparire oggetti e persone. Volendo. E poi è sparito lei. Guardi che non era per nulla semplice. Ah, in effetti la stanno ancora cercando, congratulazioni. La ringrazio. Prima
di conoscerla pensavo che fosse venuto qui per farla finita. Ma ora so che, anche se ci ha pensato, è stato solo per un attimo. Perché a lei piace troppo la vita, vero? Sì, la trovo un'imbarazzante circostanza che può riservare impareggiabili soddisfazioni. Ecco, appunto. Niente suicidio. E quindi che ci fa qui? Ora le spiego. No, guardi, magari più tardi. Adesso vorrei concentrarmi sul signor Jerry Wesson, detto il pescatore. Il pescatore. Ma il vero pescatore era suo padre, una specie di eroe locale, una leggenda. Perché li pescava vivi o sbaglio? Che cosa vuole dire? Li sapeva salvare, ne salvò 11 in 30 anni. Ed è morto cercando di salvare il 12esimo, un bambino di appena 9 anni, che stava giocando lì vicino alle cascate. Il pescatore l'ha visto cadere, si è lanciato e è riuscito ad afferrarlo. E insieme a lui è sparito giù nei gorghi, facendo un volo di 50 metri. Quando lei l'ha ritrovato, Wesson, qualche miglia più avanti, era ancora aggrappato a lui. Non l'aveva mollato, no? Si ricorda se era una giornata tessa o... Non l'ha mollato, no, perché era un eroe. Ma essere figlio di un eroe non è sempre semplice. Lei avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, che so, il macellaio a Newport. E invece no, perché il fiume è la sua passione e suo padre le ha insegnato a conoscerlo e a prevederlo. Quindi è rimasto qui. Alla gente del posto non sembrava vero di avere un altro eroe. E con il tempo si sono mescolati i nomi, i numeri e i ricordi. Come se lei e suo padre fosse la stessa persona. Ma a lei manca qualcosa, Wesson. Manca una prodezza, una storia tutta sua. Raccogliere i cadaveri di cani va bene, ma... Chi gliel'ha raccontata sta storia? Beh, qui lo sanno tutti. Io in realtà non lo so. Beh, comunque un giorno farò qualcosa di mio e non sarò più il fantasma di mio padre. Questo gliel'hanno detto? Non ancora. Allora glielo dico io, essere me stesso, è quello che voglio. Capisci cosa voglio dire? Certo, è quello che vogliamo tutti, Wesson, esistere. È sicuro di avere 23 anni, signorina? Ho un'ultima domanda, signori, e poi ho concluso. Quanti soldi avete in tasca? $12.75. E che ne so, $2, $3, che ne so. Con i miei fanno circa $19. E adesso riassumo io. Ci aspettavamo qualcosa di grande dalla vita, ma non abbiamo combinato niente. E lo stiamo facendo qui, in un buco di culo, dove una cascata ci ricorda ogni giorno che la miseria è un'invenzione dell'uomo e che la grandezza è il verandazzo del mondo. Così potremmo spararci. Non abbiamo neanche i soldi per comprarci una pistola. Quindi, signori, siamo nella merda. Tutti e tre. Solo una cosa può salvarci. Sarebbe? Il nostro talento. Sarebbe? La sua genialità, Smith! Il suo conoscere questo fiume come nessun altro, Wesson! Manca il suo di talento, signorina. Beh, è ovvio. Io ho 23 anni. Devo andare, scusate, dalla signora Higgins. No, aspetti, non ci ha detto però sì, che cosa... Sì, ho promesso alla signora Higgins di farle un massaggio in cambio di una notte in albergo. Un massaggio in che senso? Se è di buon umore ci scappa anche la cena. Sì, ma ci deve dire ancora... Allora, guardate qua, questo è il telegramma che ho inviato al giornale. Leggetelo e poi ne parliamo. E Wesson, dov'è un posto la sera dove poter ammirare le cascate e dimenticarsi di tutto? Le tre sorelle, sicuro. Niente locanda. No, ma che locanda, sono tre isole piccolissime un po' più su delle cascate. Bene. Ci porta lì dopo il tramonto? Dovrebbe essere bel tempo, no? È presto detto, un secondo. Bel tramonto, un po' d'arietta, bellissimo. Bene, continueremo lì la conversazione. Intanto leggetelo. Mi aspetto dalla signora Higgins, eh? Sarà felice di vedervi. Parla molto bene di voi. Che cosa curiosa! La tazza del cesso in cucina. Per quanto se guardo bene... Dio, ma potrebbe essere veramente il lavandino? Ma dare una pulita ogni tanto, no? Ma io... A stasera! Finché il Michigan non cominciò a sbandare e prese in pieno uno scoglio affiorante e si incastrò lì.
La gente che aveva pagato il biglietto, vedendo che si era fermato 50 metri dalle cascate, cominciò a dire che così non valeva, ma il Michigan cominciò ad affondare e tutti gli animali saltarono in acqua. Il primo a saltare fu lo struzzo e andò subito sotto. Non c'era nessuno struzzo. Come no? Lo struzzo, l'ho detto. Una capra, due tacchini, un maiale, una bufala... E lo struzzo, ma quale bufala? Una bufala e un orso. No, uno struzzo e un orso. Lo struzzo non c'è. È lei che è sordo. Si può sapere come è finita questa storia? Si salvò solo l'orso, si buttò in acqua a furia di nuotare e raggiunse l'altra riva. Il giorno dopo lo presero e lo misero al centro del paese. Dentro ad una gabbia c'era la fila per vederlo. Interessante. È sveglia la ragazza? Un tipo davvero notevole. Ma dica la verità. Anche secondo lei la casa ha bisogno di una riordinata. Questo non nutre alcun dubbio. Vabbè. 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 Se qualcuno non l'ha mai fatto, ci sarà motivo. Paura? Assente d'immaginazione? Buon senso. Si chiama buon senso. Le cascate non perdonano. E chi l'ha detto? La gente ci si butta per ammazzarsi, questo non le suggerisce niente. È proprio questo il punto. Ma perché diavolo un posto così bello deve essere un luogo di morte? Pensi se qualcuno si buttasse giù per vivere? Ed è lì che ho visto la notizia. Il grande salto. Tra 20 giorni, la mattina del 21 giugno, solstizio d'estate, per la prima volta un essere umano si butterà giù dalle cascate del Niagara per vivere. Irresistibile, no? Al giornale l'hanno trovato irresistibile. Sì, peccato che sia una bufala. Non è una bufala, la faremo cadere noi, abbiamo tempo. Lei, Smith, io l'ho vista in silenzio, lei è un genio. Trovi il modo per potersi buttare giù con qualsiasi cosa che non si rompa in mille pezzi. Pensi un attimo, non lo so, una macchina, una corazza, una magia. So che c'è che fare. E lei, Wesson, cazzo, Wesson, ma lei conosce questo film come le sue mutande. Ci sarà un punto dove potersi buttare e non sparire in questo casino di acqua. Ci deve essere. Ma rimane comunque il problema di trovare qualcuno disposto a buttarsi giù in quel modo. Beh, quello... Hai in mente qualcuno? Si rilassi. Qualcuno che si butta c'è. Io. Lei? Sì, io. Lei è pazza. Non sono pazza. Ho 23 anni. Appunto. Ma è decisamente troppo giovane per morire. Ma non morirò. Ci sarete voi ad aiutarmi. E poi, comunque... Comunque cosa? Comunque mi piace un tutto niente. Ma ci pensate se ce la facciamo? Che cosa succede se ce la facciamo? Se ce la facciamo... Siamo fuori dalla merda una volta per tutte. Potremo fare quello che vogliamo. Io diventerò una scrittrice e mi cercheranno molto. E voi finirete su tutti i giornali d'America. Che poi questo sia un vantaggio. Ma questo lei non voleva diventare un eroe. Eroe? Io? No. Non volevo diventare un eroe. Io quello che voglio essere solo Jerry Wesson. Per me e per gli altri. Ma ci sarà lei a raccattarmi. Io farò il salto che lei ha immaginato. Guardi. Lei ci riesca e suo padre non sarà più nessuno. È pazzo. No, non lo è. Ma cosa dice? Saltar giù dalle cascate e non morire.
Qua nessuno lo dice, ma in realtà è il sogno che hanno tutti. Da quando? Da sempre! Noi viviamo con le cascate, ma loro fanno quello che vogliono. L'unica sarebbe entrarci dentro e uscirne vivi. È da sempre che aspettiamo che qualcuno lo faccia. Sono 50 metri che finiscono nell'inferno, questo. Sì, ma la strada c'è e me l'ha insegnata mio padre. Suo padre? Mio padre sapeva cosa c'era sotto il fiume, ha disegnato delle mappe. Adesso quelle mappe ce le ho io e so che sotto il fiume c'è una strada per non morire. Sia razionale, questo, nessuno può sapere cosa c'è. Beh, lui lo sapeva e non sto neanche a dirlo perché tanto non mi crederebbe. E poi se suo padre l'avesse saputo, fanatico com'era, l'avrebbe fatto lui. Non ho avuto il tempo. E poi era da solo. Non aveva qualcuno che lo aiutasse a inventarne il modo. Gli serviva forse una specie di genio, ecco, che... Un attimo, ma... È vero quello che dice qua la signorina, che lei è un inventore? No, perché a vederla così non mi dà l'aria di tutto sto gran genio. Guardi che risente, il mio metodo di previsione del tempo è assolutamente geniale. Non le basterebbe una vita per metterlo insieme. Dettagli. Vabbè, comunque io i geni me li sono sempre immaginati un tantino differenti. Ha presente le scatolette di carne? Che cosa? Le scatole di ferro con dentro la carne? Sì, quelle. Le inventate lei? No, ma mi dica una cosa, come le apre? Beh, mio padre gli sparava. Sempre sto padre. Beh, io li apro come tutti, un bel colpo d'ascia. Comodo. Perché esiste un'altra maniera? Sì, l'ho inventato io, apri scatole. Una cosetta da niente ma geniale. Potrebbe utilizzarlo anche una vecchietta cieca. Ah sì? E com'è che lei non è diventato milionario? Una serie sconcertante di circostanze sfortunate. Signorina, sa che... Cazzo, siamo aumentato. È strano sta ragazza. Parliamo. È strano sta ragazza. Sì, è strana ma ha ragione. Cosa sta dicendo? Ha ragione quando dice di voler saltare da lì. Ha ragione. Di questo. È un modo per saltare via da un sacco di cose. Ha ragione e noi l'aiuteremo. Noi? Sì, noi. Parli per lei. No, parlo per tutti e due. Dica la verità, ha già pensato a qualcosa. Ma va. Dica la verità. Ah, niente, dico le cose. Sì. Che cosa sta pensando? Dai, su. Lo ammetto, è un problema affascinante. Bisognerebbe trovare qualcosa dove infilare quella ragazza, qualcosa che galleggi, che non faccia entrare l'acqua e che sia abbastanza... grande, da non farla morire soffocata. Sai che cosa mi è tornato in mente? Che cosa? Ero in California e ricordo che ho letto che facevano delle gare buttandosi giù da non so che fiume e utilizzavano delle botti. Botti? Botti come quelle del vino, si buttavano dentro delle botti. Chiusi dentro! Non lo ricordo, però utilizzavano delle botti. È una buona idea, bisognerebbe lavorarci su. Però, galleggiano, sono resistenti. Come cazzo facevano a non soffocare? Quanto tempo questo? Quanto tempo avrebbe bisogno prima di recuperarla? E che ne so, bisogna vedere... Dipende da come si buttano giù. Dentro delle botti. Sì, ma devono essere delle botti enormi. Delle botti dove può stare seduta. E vabbè, chi ci dice che una volta che impatta con l'acqua non vada in mille pezzi? A quello ci penso io. E mi dica, quanto tempo ha bisogno? Non lo so, insomma, quando tocca l'acqua andrà subito sotto, questo è sicuro. Poi quando è sotto potrebbe anche non rispuntare più, cioè voglio dire... Sì, è ma questione se di torna su... Se torna su... Beh, se torna su è fatta. 30, 40 secondi la recupera. Meno di un minuto. E che ne so, dovrei fare delle prove. Le faccio? Parliamo. Le faccio. Adesso? Ma non adesso, che dice? Le ha detto di fare delle prove. Sì, ma non le ho detto di farle adesso. Allora doveva dire, faccia delle prove domani. Io dovevo dirle? Deve essere più preciso quando parlo. Io devo essere più preciso? Sì, le parole sono piccole macchine molto precise. Ma vedi se mi devo fare... Tutto a posto, signorina. Sognando. Mi scusa, ho avuto un padre molto severo. Anche lei? Sì, ma non ho voglia di parlarne. Ma sai che stavamo dicendo? Ah sì, grande salto. Sì, più o meno. Ma non mi ricordo cosa abbiamo deciso. Mi stavo giusto chiedendo... Abbiamo deciso che il 21 giugno, solstizio d'estate, il primo essere umano nella storia degli esseri umani si butterà giù dalle cascate del Niagara non per farsi fuori, ma per vivere una volta buona e vivere davvero. E sarà una ragazzina di 23 anni e non morirà in quel salto, e questo perché i signori Smith e Wesson, invece di progettare infallibili fucili a ripetizione, le troveranno la maniera di sopravvivere al salto, sfidando le leggi della fisica e la natura selvaggia e vincendo, se Dio lo vorrà, e se avremo un culo bestiale. Mm. Il tutto in esclusiva per il San Fernando Franco. Giusto! Ah, che luna bellissima!
Il grande salto è mistero sull'uomo che il 21 giugno si butterà giù dalle cascate del Niagara. Oltre le cascate, è possibile per un essere umano sopravvivere a un salto di 50 metri alle terribili e rapide del Niagara Falls? Realtà o truffa? Voci contrastanti sul terribile spettacolo del 21 giugno. Ecco, siamo nella merda. Stanno vendendo dei biglietti. Certo, ho organizzato tutto io con la signora Higgins. Vuol dire che verrà della gente... Me lo auguro, scusi, non penserà che mi butti da lì gratis. Allora, guardi, metteremo le persone in tre punti diversi. Nel punto di partenza, dove saluterò la folla. Sul terraccio dei Great Falls e dove lei mi ripescherà. Dove saluterà la folla? Sì, giusto due parole di circostanza. Guardi, signorina, lei in quel momento si cagherà sotto dalla paura, che l'unica cosa che avrà da dire è portatemi via da qui! Lei crede? Certo! Potrebbe non avere torto. Allora, guardi, niente sedie. Sedie? Ah, sono posti in piedi, giusto perché ci tiene. Bene, disponiamo di tre strade. Prima, una palla di caucciù perfettamente sferica cava all'interno. La spariamo a grande velocità in modo che salti oltre i gorghi e vada a finire fra le rapide dove Weston la recupera. Secondo, una sorta di cassaforte. La facciamo precipitare giù dalle cascate. Appena tocca il fondo, Rachel esce velocemente attaccato un salvagente che la riporta in superficie e poi galleggia fra le rapide dove Weston la prende al volo. Terzo, una botte piena di aria compressa e perfettamente imbottita, a tenuta stagna. Rotola fra le cascate, va giù, ritorna su e poi galleggia fra le rapide dove Weston la recupera. Votazioni. Io dalla cassaforte non ci entro. Signor Weston? La palla di caucciù come la spariamo? Con un cannone da circo. Botte, una botte. Esito delle votazioni. Palla di gomma 0, cassaforte 0, botte 3. Non fanno vino, vero, da queste parti? Birra, fanno birra. Una botte di birra, esiste? Sì, una l'ho vista, sì. Bene, signorina Green, lei scenderà giù dalle cascate del Niagara seduta in una botte di birra. Nuova, spero. Faremo il possibile. Li teniamo a friggere per un po' e... 20 giorni prima daremo la notizia. Darò la notizia. No, un articolo sul Chronicle. Daranno di matto. Una donna di 23 anni... No, una donna no. Una ragazza di 23 anni. Non ci crederanno? A quel punto vorranno vedermi. Noi allora li teniamo ancora sulla corda per un po' e... 5 giorni o 10? 10 giorni prima conferenza stampa. Lo faremo nel salone del Great Falls e avrò bisogno di un vestito. Ah, niente di sgargiante però. Qualcosa di semplice. E avrò bisogno di lei, Weston. Un uomo, mi serve un uomo. Dovrà indossare qualcosa di autorevole, ha per caso qualcosa di scuro? Io. Sarà bellissimo nel suo vestito scuro. Ma io non credo. No, che... Weston, la faccia per me. La prego, quel giorno mi faccia il regalo di essere bellissimo nel suo vestito scuro. Che non ho. Che avrà. D'accordo. No, mi deve dire d'accordo, sarò bellissimo. Perché? Me lo dica. D'accordo, sarò... Bellissimo. Più bello che posso. Bellissimo. Bellissimo. E così, siamo bellissimi. Apertura dall'interno, nel caso rimanesse intrappolata. Manca apertura dall'esterno, nel caso perda conoscenza o non possa muoversi o muoia. Ma non deve morire. Non farla morire là dentro, cazzo. Niente botti, niente acqua che entra e aria a sufficienza per resistere. Aria. 8 metri cubi di aria pressata. Dalle quell'aria e lei non muore. Dalle quella cazzo di aria. Trovo un sistema, giuro che... Weston! Ho bisogno di Weston! Non è difficile svelare a voi lettori di questo giornale chi è l'essere umano che fra 20 giorni si butterà dalle grandi cascate per dimostrare a sé e al mondo che bla bla bla
Non mi è difficile perché quella persona è qui, è davanti a me. La posso guardare, la conosco da 23 anni. E so che non sta mentendo. Quella persona sono io, Rachel Green, che... Ma che porcate sto scrivendo? La cosa fondamentale è far uscire la botte sulla cresta della cascata nel punto giusto. Abbiamo idea di dove sia questo punto? Allora... Qui! Ma per farla arrivare qui, noi dobbiamo mettere la botte in acqua esattamente qui. Vede? Evita lo scoglio, scarroccia leggermente a destra, questo è inevitabile, e poi dovrebbe andare dritta come una palla da biliardo verso l'orlo del baratro. Come fa a saperlo? Sono 6 giorni che provo, ho buttato in acqua di tutto, non posso sbagliare. E tutto cosa? Avrà notato che in casa non c'è più la credenza. No, l'ha buttata! Mi serviva qualcosa di pesante. Giù dalle cascate! L'ho riempita di sacchi di terra e via, adesso stia ben attento a cosa è successo. Mi doveva chiamare! La credenza arriva sul bordo della cascata, gira giù, si stacca e vola, vola giù, vede, in questo punto qui. Ma qui, qui... Già è difficile perché già non si vede più niente, c'è tutto il mist che crea tipo una nebbia, mi segue? Vai avanti. Tocca l'acqua e va sotto e lì inizia il casino. In che senso? Nel senso, quanto tempo rimarrà là sotto? È difficile a dirsi, la credenza per dire c'è rimasta 1 minuto e 10 secondi. E poi? E poi pop, salta fuori come un tappo, vola, ricade e ricomincia a correre. Cioè, lei mi sta dicendo che la signorina Green dovrà rimanere là? Sono degli stronzi, leggete qua. E io sarei una contorsionista, un acrobata o qualcosa del genere? Beh? Io sono una giornalista e diventerò una scrittrice. Me la porti via, me la porti a far qualcosa, a vedere la vendita dei biglietti, a fare delle foto, qualcosa! E mio padre, mi ha scritto mio padre, sentite qua. Legga, legga in fondo, lì. Questa notizia che sprofonda la nostra famiglia nella vergogna e nella costernazione. Mai avrei pensato che... Dovrebbero essere fieri di me, altro che sprofondare nella... A proposito di sprofondare, io non sono sicuro che lei abbia ben chiaro la dinamica del salto che dovrà affrontare. Forse un breve ripasso le può essere utile. E che problema c'è? Mi butto nel... me botto nella... Vede, è confusa! Posso chiedere chi sta finanziando tutto questo? Credevo lo sapesse, la signora Higgins. La signora Higgins? E chi glielo fa fare? Beh, metà dell'incasso andrà a lei e poi tutta pubblicità per l'albergo. Ah sì? E come l'ha convinta? Durante i massaggi si parla molto, sa? Ah, i massaggi. Non lo dica con quel tono, sono massaggi normalissimi. Ah, sì sì, le voglio credere. Ma sarebbe a dire le voglio credere? Chiedono come si vestirà la signorina. Ma che ne so, ma che domanda è? Non è importante, sei evasivo. D'accordo. No, aspetti un attimo. Com'era la domanda? Come si vestirà? È una buona domanda. Li faccia capire che mi vestirò poco. Prego. Sì, metti qualcosa, però sia preciso, eh. Vediamo, la signorina Green indosserà una leggera tunica trasparente. Scrivo qualcosa così e faccio raddoppiare il prezzo dove mi ripescheranno. Per garantire alla signorina Green la necessaria libertà di movimenti, le è stata consigliata una miss ridotta al minimo. Probabilmente niente più che una camiciuola. Perfetto. La signorina Green risponderà a tutte le vostre domande, tranne a quelle di carattere personale, vi pregherei di essere... E se volete sapere cosa pensa la mia famiglia di tutto questo, eccovi la risposta. Sprofondano nella vergogna, scrivetelo pure. Green, Alphonse Green, lavora nel ramo della finanza a Madison, nell'Indiana. Andate ad intervistarlo e salutatemelo. Prego.
La botte è stata progettata da un uomo di genio e dopo questa avventura sarà esposta al Great Falls. E con la modica spesa di 5 centesimi si potrà ammirare ed anche entrarci. No, non mi è concesso svelare il nome dell'uomo. Semplicemente non vuole che si sappia come si chiama, tutto qua. D'altronde è ricercato in 4 stati del mondo. Un attimo. La signorina tende un po' a romanzare. Si tratta di un professionista, molto riservato, quasi timido, se non fosse che... È duro a bestia. 27. Faccia come l'ho detto e non discuta. Non discuto. 29. 30, però le dico che è duro a bestia. Se lei si limitasse a pompare funzionerebbe benissimo. Funzionerebbe benissimo se lei l'avesse costruito come si deve. È un prototipo. Sì, ma non funziona. L'ho costruito in un pomeriggio. Ecco, bravo, se ci metteva un paio d'ore di più, adesso io non sarei qua a spezzarmi le reni. L'ho costruito come cazzo mi pare. Mica potevo sapere che utilizzarlo sarebbe stato morto di seghe, che già tanto se si attirassi sui pantaloni dopo. Esperimento fallito. Ma come? Se mi incazzo consumo troppa aria, non va bene. Ah, giusto. Diceva che il meccanismo è un tantino faraginoso? Perché è un sogno. È un sogno che hanno fatto in tanti ed io a 23 anni lo realizzerò per loro. E per diventare famosa. E per zittire tutte quelle persone che parlano. Sì, perché a me sarebbe bastato stare anche da quella parte a fare le domande. Anche quello era un sogno. Invece non è possibile. Perché voi non le lasciate le vostre sedie, vero? Non le lasciate a una ragazzina di 23 anni. E allora eccomi qui. Potevo essere una vostra collega, invece sarò il vostro lavoro. E perché dovrei? Non morirò. Le ho detto che non morirò. Sì, prima un po' morivo, ogni giorno, ma in un modo che non fa per me. Io? No, sì, io penso... Penso che andrà tutto bene, sì. Il signor Weston conosce questo fiume meglio di quanto lei conosca il contenuto delle sue mutande. Sa dove arriverò e lì mi ripescherà. È il pescatore lui. Non può sbagliare. Non posso sbagliare. Non posso sbagliare. Ma le dico che quando quella va là sotto può succedere qualsiasi cosa. Magari il fiume la sputa subito, magari la tiene sotto un bel po', ma quello che so è che noi la manderemo giù nel punto più profondo. Abbiamo idea di dove sia questo punto? Qui! Vede? 10 metri più in là e si sfascia contro quella faglia. Qualche metro più avanti e 1, 2, 3 scogli sotto il pelo dell'acqua la mandano in 1000 pezzi. Ma se noi riusciamo a centrare esattamente questo punto... Da dove le arrivano queste mappe? È il fiume, è come è fatto sotto. Sì, ho capito, ma chi ha disegnato? Come ha fatto? È andato là sotto? Ha disegnato mio padre. Ed è sceso laggiù? No, non sto a spiegarglielo, tanto non mi crederebbe, nessuno mi crede. Con tutto l'affetto, signor Weston, ma se ha disegnato le cascate, le rapide, gli scogli e tutto quanto, come facciamo a essere sicuri che non si sia inventato tutto? Ha disegnato soltanto quello che ha visto. Visto? Ha disegnato solo quello che ha toccato. Toccato? Solo quello su cui ha camminato! Camminato? Tutto annullato, non se ne fa più nulla! Qualsiasi cosa abbia detto il capo della polizia, non c'è nessuna legge che vieti a un cittadino americano di buttarsi giù dalle cascate. La signora Higgins sarà più precisa al riguardo. La signora Higgins predilige gli avvocati! La signora Higgins
conosce i migliori avvocati della zona e ci hanno assicurato che... Il 21 giugno andrà tutto secondo i piani, non ci sarà bisogno dell'intervento della polizia. No, nessun prete, no. Chi gliel'ha detto? No, non credo di aver mai detto la frase «Sono nelle mani di Dio, lui mi prenderà il volo». Credo che abbia altre cose a cui pensare, no? Con tutto quello che c'è da fare, lei sta lì a leggere le sue tabelle. E allora? È una palla. Lei non è un meteorologo. La smetta questa commedia. Vorrei essere molto chiaro, Mr. Weston. Il fatto che completare le tabelle sia effettivamente un traguardo piuttosto lontano. Continuare a redigerle sarà quello che continuerò a fare da qui fino a quando schiatterò. E vuole sapere perché? A questo punto? Perché è bello. Perché adoro di seppellire uno a uno i giorni dalla memoria della gente. È come un solitario. È come girare uno a uno le carte sul tavolo. Mi rilassa, mi intrattiene. È piacevole. È inutile! Non del tutto. Ah no? Lei ha mai paura? Che cosa c'entra adesso? Io quando ho paura leggo le mie tabelle. Legge quella roba. Lei non ha idea. Sette giorni, cazzo! Mancano sette giorni e lei non mi vuole stare a sentire! Eccomi! Weston, anche lei, venga qui e mi aiuta ad aprire questa botte! Ah. Bene, eccoci qua! Che cos'è? È un caschetto d'aviatore con un paio di modifiche geniali, ovviamente! E serve? Lei se lo mette in testa, evitiamo botte o cose del genere! Cioè, quelli pagano per vedermi uscire con la mia camiciola decisamente sexy ed io dovrei farmi trovare con quella vescica in testa? Preferisce farsi trovare con la testa spaccata in due? Al limite sì. Si metta quella cosa in testa, altrimenti lei quando passa io mi giro dall'altra parte e lei si ritrova in Connecticut. Molto bene. Ecco, starà seduta, quello è il sedile. Carino. Gli incastri ai lati sono per le gambe, sempre per ridurre al minimo gli impatti. Con le mani si tiene a queste maniglie, forte. Non ci sono cinghio corde, l'occorrenza deve poter uscire fuori in un attimo, mi segue? Splendido. Bene. Per aprire il coperchio ci sono queste due maniglie, una rotazione a 45 gradi dopo che toglie la sicura. Ma non lo faccia, se non sarà necessario, perché al momento giusto sarà Weston a tirarla fuori. Che cos'è? È un carillon. Prego? Le ho applicato alla parete della botte un carillon. La carica dura 3 minuti e 12 secondi. È il tempo che lei ha a disposizione prima che finisca l'aria. Mi segue? Non tanto. Bene. Finché c'è musica, nulla da temere. Appena finisce la musica, un'ultima sorsata d'aria e scappa via. Sì, ma non succederà perché noi la ripescheremo prima. Che musica c'è? Ma dove l'ho trovato? L'ho fatto io. Da bambino avevo quel hobby. Ma da bambino si gioca a chiapparello, non si costruiscono carioni. Sì, lo so, ma allora non lo sapevo. E poi ha recuperato da adulto? In che senso? No, dico con la polizia, il nascondino. È una ricostruzione piuttosto plausibile. Lei è adorabile, Smith, gliel'avevo detto. Non in questi termini. Lei è un uomo adorabile. Talvolta. Non c'è alcuna possibilità che io possa sentire il carillon con l'infrastuono, lo sa, vero?
Sì, tuttavia... Non c'è bisogno che me lo dica. Ecco. Lo so perché l'ha messo. Infatti. È un tango. Tre giorni. Prove generali. Oddio, è la quinta volta. Primo. Mi metto la mia camiciola decisamente sexy. No, primo, io, lei, due testimoni e la botte ci portiamo sulla barca che il signor Weston avrà provveduto a portare sulla più piccola delle tre sorelle. Secondo. La signorina se la dà a gambe levate. E allora se vogliamo scherzare? Vabbè, vabbè, vabbè. La signorina entra nella botte e si chiude dentro. Terzo, chiudo la botte. Quarto. Mi porto nell'esatto punto indicatomi dal signor Weston, cioè qui. Quinto. Metto in acqua la botte e dopo un istante di solenne esitazione la lascio partire. Partiti. Ecco, per la precisione, come la mette in acqua? Tutto calcolato. Due pulegge, 21 metri di corda, due binari ligni e un po' di olio di gomito. Bene, e intanto la barca chi gliela tiene ferma? Doppia ancora, poppa e prua, 314 kg di peso totale. E poi chi l'aiuta a tirarla su? Argano doppio scappamento, in 12 secondi sono di nuovo su. È vestito come? Sobriamente. Presidenti degli Stati Uniti? Washington, Adams, Jefferson, ma che cazzo? È bestiale, sa tutto! Prove generali annullate! In quella specie di laghetto, lo vede? Sì. Ecco, la botte arriverà lì. Ci arriverà da sola, è un giro di correnti che conosco a memoria. Io sarò lì ad aspettarla. Con tutta la gente? Sì, la gente sarà più indietro sotto gli alberi. E io non faccio niente e aspetto che le apra? Sì. E se sono svenuta? Ci sarà un dottore. E forse c'è bisogno anche di un parrucchiere? Un parrucchiere? Se vuole le porto un parrucchiere, sì. Scherzavo. Ah. Scherzavo perché inizio ad aver paura. Ah, ecco. Ma non lo dica Smith. Tanto lo sa. Lei dice? Quello sa tutto. E lei? Io non so un cazzo. A parte il fiume. Oh. Weston, sia serio. Venga qui e mi guardi negli occhi. Cos'è questa storia di suo padre che cammina sul letto del fiume? Eravamo nel bosco a fare legna. A un certo punto, silenzio. Ma veramente silenzio, non c'era più il rumore delle cascate. Ci crede? Vada avanti. Corremmo al fiume, ma il fiume... Non c'era più, era sparito tutto e dalle cascate venivano giù solo dei piccoli rigoli d'acqua. La gente impazzì e cominciò a gridare alla fine del mondo. Corsero tutti in chiesa. Mio padre mi disse: corri, vieni con me. E andammo alla baracca, prendemmo carta e matite e tornammo al fiume. Mio padre per 3 giorni si fece a piedi tutta la zona, disegnava tutto, era un'occasione unica, scoprire tutto ciò che il fiume nascondeva sotto il culo. Sono le mappe, le pampe che vede. Che anno era? 1867, gennaio. L'inverno più freddo del secolo. Quello. Cazzo, questo! Queste mappe sono giuste! Ma va? Dico davvero, sono giuste! Inverno 1867, a fine gennaio, degli insoliti venti da ovest, fortissimi, spinsero controcorrente i fiumi del nord, enormi blocchi di ghiaccio andavano verso su, fino a
dove lì i grandi laghi normalmente scaricavano nei fiumi, si formò come un grande tappo di ghiaccio. Risultato? I grandi laghi non scaricano più e i fiumi improvvisamente spariscono. Durò 3 giorni. E lei che ne sa? Io? Io faccio il meteorologo! Ah, è così! Cazzo, questo... pensavo fossero leggende! Ma ve l'ho detto! Questo lei ha camminato sul letto delle cascate del Niagara! Vabbè, se per questo io e mio padre andammo a pisciare proprio sull'orlo del baratro. Wow, e com'era? Ma niente di che, ci divertivamo di più quando andavamo a pisciare nelle zucchiere d'argento di Green Falls. Giusto. Quanto manca? 22 ore e 16 minuti. Ho controllato la barca io, tutto a posto. Come sarebbe a dire se la botte è un nome? Adesso si dà il nome alle botti, mica è una barca. Freedom! Ma non dica cagate su! Alle 10 di mattino? La partenza alle 10 di mattino, qualcuno ha deciso chi ha deciso. Salgo sul telesse, lascio la barca poi scendo giù a prenderla, a vedere dove la va a recuperare, oppure mi sdraio sul prato e aspetto che qualcuno mi venga a dire com'è andata a finire. Sì, comunque adesso la barca, ci ricordi, me l'ormeggi bene. Le sembra il tipo d'ormeggiarla male? Non si sa mai nella concitazione del momento. Le sembra il tipo da concitarmi nel momento? Quanto manca? 16 ore. La signora Higgins, cosa dice la signora Higgins? Ho detto che non voglio estrarre intorno alla botte, è così difficile da capire se dico che non voglio. Lavarmi? Io? Cambiarmi di vestito, lavarmi? Ma non ci penso nemmeno che tanto dopo dovrò entrare in acqua e voglio dire che tanto sarà tutto comunque, no? Allora, primo, salgo sulla barca. Secondo, entro nella botte. Terzo, chiusura. Quarto, la botte va. Sesto! Sesto! Niente fotografi! Ma come? Se non ci sono le foto nessuno ci crederà! 12 ore! 11! 11 ore! Weston, il sole se ne va? Tutto a posto, signorina! Si chiama tramonto! Lo so, ma... Ah, la botte, cos'è? La lasciamo fuori se qualcuno ce la ruba? Io l'ho detto di lasciarla fuori! Lei mi ha detto di metterla dentro! La lettera di mio padre, qualcuno ha visto la lettera di mio padre? Lei mi ha detto di buttarla via! Lei ha buttato la lettera di mio padre! Il casco d'aviatore! Dove è finito il casco d'aviatore? Chi l'ha nascosto? Chi è quel sant'uomo che ha nascosto il casco d'aviatore? Se non lo vedo spuntare qua entro 3 secondi, giuro che... Uno! Ballano! Ai Great Falls! Quante luci! Ballano per noi. Sulle note di valzer imperdonabili. Tutta la notte balleranno. Al ritmo di questa follia. Giugno 1862. Lieto successo della fiera dell'asparago bianco. I giornali riportano clima rassicurante. 21 giugno 1866. Leggera pioggia al mattino. Schiarita all'ora di pranzo. Poi cala un'umidità opprimente che cova per ore un temporale senza riuscire a sfogarsi. Notte appiccicaticcia. 21 giugno 1877. Sole torrido. E la sera temporali lontani. A detta dello sceriffo Carter, che quel giorno lasciava il servizio nel sollievo generale. Da 2 anni era diventato pressoché cieco. 21 giugno 1879, storica eclissi di luna. Nessuno la vede, casa cielo coperto. Per tutto il giorno non si era vista una nuvola. 21 giugno 1880, primo concerto del coro tenacemente voluto dal maestro Cunningham.
8 svenuti dal caldo, per ragioni che il giornale locale non sa spiegare. Il concerto era stato fissato a mezzogiorno. 21 giugno 1884, due sposini in luna di miele vengono travolti dalle onde e muoiono giù dalle cascate. Si erano andati a rinfrescare nell'acqua del fiume, forte calura. Lei si chiamava Dori. 21 giugno 1886, storico nubifragio del 1886. 21 giugno 1888, si festeggia il millesimo treno arrivato alle cascate e la cosa viene fatta con grande solennità e allegria. In una giornata dal tempo primaverile. 21 giugno 1889, funerale del vecchio Jameson, sole, caldo asfissiante. Al ritorno dal cimitero qualcuno ricorda una leggera pioggia che a Jameson figlio non risulta. 21 giugno 1901, la signora Higgins apre la nuova ala del Great Falls e tutti sono concordi nel ricordare uno splendido ballo sotto le stelle. 21 giugno 1902, domani. Nella luce cristallina di una splendida giornata di sole, Rachel Green, 23 anni, diventerà il primo umano al mondo a scendere dalle cascate del Niagara, chiuso in una botte di birra, vuota e possibilmente nuova. Nessuno si potrà dimenticare il suo nome. La botte saltò fuori dall'acqua, come se l'avessero sparata su. Volava. Mi ricordo come un grido soffocato nella gente, come strozzato. Salì nell'aria fino a non pesare più niente e poi ricadde nel fiume. Se ci ripenso ora, mi viene in mente una cosa lentissima, come di certo non fu. Il tempo diventa strano in quei momenti. E c'è una sorta di eternità in ogni dettaglio. Da bambini il mondo è così. Forse la botte rimbalzò ancora una volta, non riesco a ricordare. La ricordo galleggiare alla fine, come stranita, quasi
immobile prima di prendere la corrente, ma riluttante quasi. Poi vedemmo il coperchio aprirsi di scatto. C'era Wesson di fianco a me e ricordo distintamente la sua voce che diceva piano «No». Disse solo quello «No». Lì la superficie dell'acqua è quasi un lago per una decina di metri. Poi ricomincia ad incresparsi, a diventare onda e corrente. Vidi un braccio di Rachel, credo di averlo visto. Altri videro la testa della ragazza, ma nessuno di noi in quel momento era difficile capire. Non sapevamo nemmeno bene che cosa sarebbe dovuto succedere a quel punto. Avevamo in mente il salto, ma poi come la si sarebbe recuperata Rachel, noi non lo sapevamo. Lo sapeva Wesson. E allora io lo guardai, ma solo vidi un uomo irriconoscibile che scrutava il fiume e cercava qualcosa. La botte cominciò a imbarcare acqua e a sparire di tanto in tanto nella corrente. A un certo punto non la vidi più. Nessuno la vide più. Ricordo il silenzio assoluto. Poi un grido, un altro. Negli occhi, per un attimo, proprio davanti a noi, ma in mezzo al fiume, come uno sbuffo di bianco, quasi la schiuma di un'onda. Ma era Rachel, il suo vestito, lei, trascinata dalla corrente, per un attimo. La botte no, non c'era più. Vidi Wesson entrare nell'acqua, poi tornare indietro, poi mettersi a correre giù per il sentiero che costeggia il fiume. Altri uomini dietro di lui, io immobile, in piedi. Ancora un attimo, Rachel là in mezzo al fiume, la testa girata all'indietro a cercare aria, e poi le rapide. Altra gente che correva, le grida. Allora, camminando, senza correre, anch'io presi il sentiero. Sempre con gli occhi verso il fiume, nessun pensiero. Nulla. Scesi per un tempo che non so, e all'altezza della vecchia baracca vidi tutta la gente assiepata sul greto. Ricordo i miei passi come lancette. Di che calma strana si può essere capaci. La gente che si scosta mi fa passare. Sono la signora Higgins. Se c'è una regina alle cascate sono io. Ringrazio con un cenno che loro conoscono e guardo. Attenta a non muovere un muscolo del volto, perché è questo che si aspettano da me. Vidi Wesson, inginocchiato, le mani poggiate tutte e due sul capo di Rachel, ferme, come se stessero tenendo fermo un animaletto. Credo che stesse dicendole qualche cosa, ma davvero piano, erano parole solo per lei. Mi inginocchiai nel fango e quel che ricordo sono i miei occhi cercare qualcosa che fosse ancora vivo. Poi quello strano istinto a prenderle le mani, ricomporle, le dita ordinate, i palmi di nuovo girati come se fossero mani belle, eleganti. Questo strano bisogno di correggere le piccole imperfezioni, quando ormai è tardi, per fermare l'enormità di un destino sbagliato. O forse era solo un automatismo femminile, una cosa tra me e lei, una tenerezza inevitabile. Io, che non sono mai stata capace di tenerezza. Guardai Wesson e lui tolse le mani e io la vedei. Non era più lei.
Era una maschera grottesca. E allora io capii che cosa voleva fare Wesson, tenendo le mani ferme lì. Voleva fermare il volto di Rachel prima che se ne scappasse via per sempre. La sua vita, quella era già scappata via. Per la lentezza dei nostri passi e l'indecisione dei nostri cuori. L'aveva portata via il fiume, a cui con poca saggezza noi l'avevamo concessa. Ma la saggezza, vedete, quella sera, la sera prima, Rachel venne a ballare al Great Falls. E io le dissi, vieni, balla con noi. Ma lei disse, no, ho troppa paura. Non ho paura del salto, mi disse. Non ho paura di morire. Ho paura di stare chiusa là dentro. Non lo dica a quei due. Ma io, di stare chiusa in quella botte, ho un terrore micidiale. Ci impazzirò là dentro. Dai, non pensarci, vieni a ballare. Non riesco a non pensare al buio là dentro, mi disse. Allora io semplicemente la presi tra le braccia e la tenni stretta. Io, che non sono mai stata capace di tenerezza. Quel che avrei potuto dirlo, l'ho capito solo parecchio tempo dopo, ripensando a quel giorno, al suo salto, alla sua follia. Avrei dovuto dirle che in tanti saltano via allo stesso modo dalle loro vite, rischiando tutto per sentirsi davvero vivi. Avrei dovuto dirle che tanti lo fanno, chiusi nelle loro paure, chiusi nella botte mefitica delle loro paure, un posto piccolissimo, molto nero, dove sei solo e fai fatica a respirare. E non c'è niente che si possa fare per cambiare le cose. E già si è fortunati se qualcuno ha avuto l'accortezza di mettere una piccola musica là dentro. O se capita di avere un amico che ci verrà a prendere in un'ansa di un fiume per riportarci a casa, una qualsiasi casa. Questo avrei dovuto dirle. E invece solo la tenni stretta. Piccola Rachel, davvero si sarebbe meritata un giorno di gloria, lei e quegli altri due matti, sa il cielo quanto mi manca. Ma non è andata così, spesso non va così. Si semina, si raccoglie e non c'è nessun nesso tra una cosa e l'altra. Ti insegnano che c'è, ma non lo so, io non l'ho mai visto. Accade di seminare e accade di raccogliere. Tutto qui. Per questo la saggezza è un rito inutile. E la tristezza un sentimento inesatto. Sempre. Seminammo con cura quella volta, tutti. Seminammo immaginazione e follia e talento. Ecco che cosa abbiamo raccolto. Un frutto strano. La luce bella di un ricordo e il privilegio di una commozione che per sempre ci renderà eleganti e misteriosi. Voglia il cielo che questo basti a salvarci per tutto il tempo che ci sarà dato ancora. Cieguito lindo de contrabando.
Al momento residiamo in Messico. Bellissimo paese. Se non altro un paese dove il signor Smith non è ricercato per truffa o bancarotta. Dettagli. Ce la caviamo col tiro a segno. Business dalla, tra l'altro dalle notevoli prospettive. Smith & Wesson, spara con noi, bisogna vedere sta cosa come attira i messicani. Il baraccone è una genialità di tecnologie e falegnameria, montato su 4 ruote gommate, si monta in 13 secondi e pesa 314 kg, fucili compresi. Ci attacchiamo i nostri due muli e siamo belle pronti per partire. Nomi dei due muli? Isotta e Fraschini. Incassi della settimana? E che cavolo ne so? Ingenti. Ingenti! Tuttavia non è per questo che siamo venuti qui. No, infatti non era questo che dovevamo parlare. Vuole dire lei? No, no, faccia pur lei che è più preciso. Grazie. Più noioso, ma più preciso. Noioso? Ho detto preciso. Avevo sentito noioso. Strano, mi sembrava di aver detto noioso e preciso. Appunto, lei ha detto noioso e preciso. O forse solo preciso, non ricordo. No, 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 lei ha detto noioso e preciso. Ah, sì, ha ragione. Grazie. Vabbè. Vabbè. Quello che volevamo dire è che Rachel non ce la siamo dimenticati. E se siamo qui, siamo qui per lei, non qui in Messico, ma in generale. Noi ci svegliamo la mattina e tutto ciò che facciamo... Ma non doveva raccontarla lei? Se mi lascia parlare. Ah sì, ora ricordo. Mancava qualche giorno al salto, eravamo nella mia baracca. A un certo punto Rachel ci chiese, che cosa mi perdo? Voleva sapere della vita. Che cosa si perdeva dalla vita? Se muoio in quel salto, che cosa mi perde? Lo voleva sapere da noi. Così il signor Smith comincia a fare tutta una relazione molto dettagliata, e che Rachel lo interrompe, e comincia a dire le cose della vita che piacevano a lei, le cose che le piaceva fare e che le sarebbero tremendamente mancate se fosse morta in quel salto. E ne disse tante. 21. Tante. Ma erano tutte cose così, un po' da lei, un po' strane, e tipo, che ne tipo so... Tipo tenere la mano in tasca e toccare un chiodo con la punta delle dita, oppure uscire dalle stanze e lasciare sempre la porta aperta dietro, o vestirsi tutta di un colore, ma ogni giorno di un colore diverso. Sì, erano tutte cose, come dire... Mangiare a letto e andare a dormire tra le briciole. Gesti, ma anche... Cose grandi, cose che non aveva mai fatto, ma che aveva in mente un giorno di fare. Girare con un tiro a segno per le fiere dei paesi. Disse addirittura credere in Dio. Disse che le sarebbe tremendamente piaciuto credere in Dio. Lei era un tipo strano, il tipo che se ne stava per delle ore seduto in una chiesa. Ma non perché ci andasse a pregare, semplicemente perché le piaceva stare lì. Che all'inizio io questa cosa non la capivo, però in effetti... Ecco, gli racconti la storia del prete, del Paso? Ma non adesso! Ma se, eravamo a El Paso, in una chiesa, stavamo seduti lì da un po', e facevamo un po' come Rachel, nel nulla. A un certo punto si avvicina un prete e ci chiede... Lasci stare, noi... Magro, magro, lungo, lungo, si avvicina e chiede... No, io mi avvicino. C'era un prete, e allora mi viene in mente che forse poteva esserci utile. Allora mi avvicino e molto rispettosamente gli dico, siamo qui di passaggio, stavamo chiedendoci, io e il mio collega, se c'è una maniera per cominciare a credere in Dio quando uno proprio non ci crede. Il prete rispose con una domanda. È vostro quel mulo che sta cagando sul sagrato? Dopodiché alzò un fucile da caccia, ce lo puntò e sibilò una cosa del tipo, fuori di qui! Però era un bellissimo modello della Smith & Wesson, così ne nacque una piacevole conversazione sulla coincidenza dei nomi. Alla fine abbiamo fatto amicizia. Sì, ci siamo fermati da lui per un po'. Il signor Smith ha aggiustato il sistema delle campane, io ho messo un po' a posto la legnaia. Dei giorni gradevoli, no? Gradevolissimi. Sì, così quando è stata ora di salutarci, ci ha guardato e ci ha detto, ma per quella cosa di credere in Dio vi serve proprio? E per fare un regalo a un'amica, gli dico. E lui scosse la testa e disse, non potete cavarvela con un gioiello? Via, dobbiamo andare. E sì, era per dire, insomma, che a quella ragazzina piacevano delle cose della vita e noi, insomma, non è che avevamo tutti questi impegni, ecco. E... Insomma. Sì, d'accordo, lei ha le sue statistiche. Guardi che io ho già scritto 865 giorni messicani.
Sì, beh, anch'io. Io guardo i fiumi. Io non si ha idea di quanti fiumi ci siano da leggere a questo mondo. Da quando viaggio mi sono reso conto che tutti i fiumi scrivono nella stessa maniera. Cioè, non era quel fiume là, nel senso quello che già dove si leggevo. Sta un po' disunendo. Ah. Deve essere più chiaro. E che ne so? Guardo i fiumi. Perfetto. Perché dicevo questo? Non abbiamo tutto questo tempo che ci cresce. Ah sì, era per dire, noi abbiamo una vita e Rachel no. Così tutte le cose che lei non ha potuto fare... Scrivere! Cazzo, fra tutte quelle mi sono dimenticato proprio scrivere. Non me la sono dimenticata, speravo che non se ne parlasse. Quella sera ci disse, fra tutte le cose che mi mancheranno, quella che mi mancherà di più sarà scrivere. Dove andranno a finire, se muoio, tutti i libri che non avrò scritto? Purtroppo adesso abbiamo la risposta. Ecco. Grottesco, li ha scritti lui. Lei fa cena a letto e va a dormire tra le briciole, io scrivo libri. Svogliata, ascesa e incomprensibile caduta del signor Pimmer. Quattro fratelli unici. L'affondamento dell'ospedale di Ballington. Sono tutti romanzi d'avventura. Beh, insomma, adesso chiamarli d'avventura, il termine avventura mi sembra un po' eccessivo. Cosa vuol dire? No, dico già che fa la fatica di scriverli. Cosa le costa movimentarli un po'? Ma se sono movimentatissimi. La sua idea di movimentato è uno che si taglia un neo facendosi la barba. Perché gli sparano? Gli sparano 8 pagine prima. Perché gli sparano da lontano. Lo colpivano prima se gli mandavano il proiettile via posta. Ma che sono molto maturato. Beh. Ti succedono cose nella vita che ti fanno crescere. E lo so che è ridicolo. Però li scrivo, non li pubblico. Li scrivo e basta. Alla fine è per reggere. Vabbè. Vabbè. È tardi. È ora di aprire il tirosegno. Non che i messicani ci tengano alla puntualità. Ma noi sì. Noi sì. Di là. Una cosa però ce la chiese. Se non dovessi uscirne viva, si disse, per favore, tutte le volte che potete, raccontate la nostra storia, non trovate qualcuno che abbia il tempo e la voglia di ascoltarla e raccontategliela. Non importa se inventate delle parti o insomma, l'importante è che gliela raccontiate meglio che potete. Tutte le volte, come se fosse la prima volta, o la più bella. Per quelli che fanno centro, ho inventato un delizioso omaggio. Sono degli animaletti di stoffa, soffici. Possono anche scegliere il nome. Se vogliono il castoro, c'è il castoro, ma c'è anche la giraffa, lo gnu. Il serpente! Sorprendente! Come i messicani li apprezzino! Li lanciano in aria e li prendono a fucilate! Yeah.
Grazie.